Il campo dell'editoria può essere definito un po' come il fiore all'occhiello della nostra penisola, un campo così come tantissimi altri lavori e professioni che durante questo periodo di emergenza sta comunque subendo delle trasformazioni, delle modifiche, si sta adattando a quelle che sono le circostanze. Ed è proprio questo il motivo per cui questa sera abbiamo deciso di parlarne con un protagonista di questo campo, uno degli organizzatori della Fiera del Libro e dell'Editoria di Napoli, nonché editore, Alessandro Polidoro. Dunque, buonasera Alessandro, buonasera e grazie per aver accettato il mio invito. Inizierei ovviamente dal principio. Tu sei editore, editore moderno, ma pur sempre tradizionale. Ecco, in questo periodo in cui la tecnologia ha comunque invaso le nostre vite e anche l'editoria ha dovuto subire delle trasformazioni, come è cambiato il tuo lavoro? Buonasera Sara, buonasera a tutti i social spettatori, forse possiamo dire, di ETN Magazine, e ti ringrazio per questa bella intervista che hai voluto realizzare, così hai pensato a me come editore per partecipare alla tua trasmissione. Per risponderti che il lavoro dell'editore in questi mesi di lockdown si è chiaramente dovuto adattare a quelle che erano le esigenze e le possibilità che ciascuno di noi ha avuto in questo periodo di chiusura quasi generalizzata di lockdown. Ciascuno di noi, tutte le categorie un po' imprenditoriali, commerciali, professionali, hanno dovuto un po', come dire, adeguarsi ai tempi di chiusura e abbiamo un po' rimodulato il nostro tipo di lavoro, limitato evidentemente alla possibilità di, diciamo, sfruttare i social. Quindi non siamo potuti essere operativi nel senso, diciamo, tradizionale dell'editore che porta le sue produzioni alla stampa, che consegna i suoi libri all'editoria e che inizia il suo giro di presentazione con gli autori. Per cui, diciamo, lo schema tradizionale evidentemente si è un attimo perso, ma speriamo che dopo questo diciamo, periodo che è stato caratterizzato da un'attività che si è svolta fondamentalmente sui social, possiamo riprendere il nostro lavoro come tu magari potrai immaginare, tradizionale, ma come dire moderno, che si è svolto in questi periodi attraverso l'uso prevalentemente dei social. Tu poi ci insegni che il campo dell'editoria è meraviglioso, ma necessita anche di progetti, di iniziative, di un impegno costante e giornaliero. Logicamente questa situazione è stata sfavorevole nei confronti di tutti quelli che erano i progetti e le iniziative già messe in campo nel periodo pre-Covid-19. E dunque, quali sono state le iniziative che avete dovuto annullare o rimandare? Penso per esempio anche, come citavo prima, alla Fiera del Libro dell'Editoria di Napoli, di cui tu sei uno degli organizzatori. È evidente che in questo periodo molto delicato c'erano in corso tanti progetti, soprattutto perché ci avvicinavamo anche ad una serie di fiere e di saloni dell'editoria molto importanti, tra i quali il Salone del Libro di Napoli e dell'editoria, di cui, come sai, sono uno degli organizzatori insieme ai miei colleghi editori Rosario Bianco e Diego Guida. Diciamo un'occasione persa per il mondo dell'editoria, come in effetti, diciamo, siamo alla finestra per osservare se gli altri saloni programmati a partire dal mese di ottobre prossimi, come lo stesso Salone del Libro di Napoli, potranno realizzarsi. Di questo siamo diciamo, molto molto dubbiosi. Per cui in realtà, diciamo, c'è stato evidentemente uno stop, anche perché, come ti dicevo, l'utilizzo dei canali tradizionali non è stato evidentemente possibile utilizzare, per cui si è bloccata per 2 mesi una filiera che avrà inevitabilmente anche delle ripercussioni nei mesi prossimi. Comunque siamo chiari, siamo carichi, siamo fiduciosi, siamo vogliosi, la Polidoro Editore, ma tutti i nostri colleghi che sentiamo quotidianamente, mille iniziative per cercare di recuperare un po' il tempo, il terreno perso, ma sicuramente ce la faremo, anche perché non siamo tra quelle categorie, penso ad altri, che siamo stati proprio, diciamo, comunque devastati completamente dall'emergenza Covid. Vero
è che c'è stata una forte riduzione del fatturato, molto molto importante, ma speriamo di recuperare anche magari con l'intervento dello stesso praticamente, diciamo, organizzazione praticamente statale sotto forma di incentivi e contributi. È pur vero però che essere bravi editori significa anche non fermarsi mai. Ho letto negli ultimi giorni tantissime iniziative, tantissimi progetti che avete messo in campo. Ultimo tra tanti, un libro contro il coronavirus. Ci parli di questa iniziativa che tra l'altro ha anche un valore e un risvolto proprio sociale, solidale. È stato particolarmente, diciamo, emozionante e importante anche per noi, come dire, dare un piccolo contributo, una piccola mano a quelle associazioni, comitati, associazioni, ospedali, enti, protezione civile che potevano in questo periodo immediatamente passato avere bisogno di una mano, per cui tutti gli italiani si sono stretti, si sono comunque uniti in un ideale abbraccio, e anche noi con questa iniziativa proposta da Jean-Luc Bertoni, un editore molto molto bravo che è stato proprio sul campo fortemente contro il coronavirus, abbiamo realizzato questa iniziativa per cui abbiamo donato, stiamo per donare praticamente in questo periodo, diciamo, 1 euro per ogni libro venduto sui nostri siti, e ciascuno poi degli editori partecipanti, sono circa una quindicina, una ventina di editori su tutto il territorio nazionale che hanno voluto partecipare, quindi daremo questo piccolissimo contributo, ma siamo felici di aver fatto la nostra parte. In questi giorni di fase 2 poi si parla ovviamente di quelle che sono le riaperture a scaglioni delle varie attività. E ricordiamo però che una delle prime ad essere state riaperte è stata appunto quella delle librerie, un passo sicuramente molto importante dal punto di vista simbolico, ma fondamentalmente voi del campo dell'editoria vi siete sentiti tutelati da parte delle istituzioni? Ci sarebbe qualcosa che si sarebbe potuto fare o comunque c'è qualcosa che si può fare? Sì, in effetti sotto la spinta, come dire, di un'onda emotiva dove ci si è aggrappati un po' a tutti, le librerie sono state le prime attività economiche che hanno visto una riapertura, anche se devo dire in forma abbastanza disomogenea e disordinata su tutto il territorio nazionale. È stato un segnale importante, ma lo diciamo un po' in tutte le sedi, in tutte le salse, è necessario un intervento legislativo, una legge quadro che riordini l'intero sistema della editoria. Altrimenti questo settore, che è in crisi già ormai da decenni, può rischiare di essere definitivamente compromesso per questo coronavirus. Quindi siamo felici, siamo comunque carichi, siamo comunque vogliosi, ma è necessario che dopo che il governo si è occupato delle istanze più importanti, più immediate, più emergenti, si dedichi anche al sistema dell'editoria, che è forse un gradino inferiore, non so, praticamente alla necessità degli ospedali, del recupero dei dispositivi di protezione o a tutelare le categorie in generale più deboli, ma poi si dedichi un attimo anche alla cultura in genere, altrimenti la cultura rimarrà sempre uno slogan che andiamo sempre a dichiarare nelle piazze, ma poi alla fine nessuno, diciamo, come dire, lo devo dire anche con un certo dispiacere, nessuno se ne occupa. Alessandro, adesso vorrei chiederti un parere proprio personale. Secondo te, qual è il futuro dell'editoria? Quando tutto questo sarà finito, la tecnologia che comunque, come ti dicevo poc'anzi, sta praticamente inondando le nostre vite, avrà delle ripercussioni anche in quella che è in sostanza l'editoria tradizionale? Oppure comunque ci sarà ancora più voglia di tornare davanti ad un libro e di sentire il profumo della vera carta stampata? Sì, è vero, è stato il momento, come dire, dei social, è stato il momento anche dell'ebook in qualche modo, che ha visto, come dire, incrementare le percentuali di vendita, ma il mondo del libro è quello, il mondo della carta, della passeggiata, entrare in libreria, viaggiare con la mente fra i tanti titoli, scegliere il colore, il profumo del libro, farlo proprio, le emozioni.
Per cui evviva la tecnologia, grazie alla tecnologia che è stata fondamentale in questo periodo, ma il libro è sempre di carta. E io sono perfettamente d'accordo con te. E dunque noi ci avviciniamo verso la conclusione di questa piacevolissima chiacchierata. Io ti ringrazio ancora una volta, Alessandro, per aver accettato il mio invito e ti lascio con la speranza di poter veramente tornare all'interno delle librerie, così come abbiamo sempre imparato a viverle, cioè non solo come luoghi di cultura, ma soprattutto un luogo di incontro con gli altri, un luogo in cui essere vicini, condividere il piacere della lettura e condividere anche il piacere di essere insieme. Prima di lasciarci, però, vorremmo sapere quali sono i prossimi progetti, i prossimi appuntamenti, magari per l'autunno, quando si spera che tutto sarà realmente finito. Anche il settore dell'editoria, come tutti gli altri, si sta, riorganizzando secondo vecchi schemi, ma si sta adattando alle nuove modalità, di produzione, di, promozione dei propri, prodotti. Anche il libro segue le nuove strade di tendenza in questo periodo, ma è, come dire, il libro ha, a mio parere, una caratterizzazione molto, molto particolare. Per cui la sua carne, il suo sangue e la carta, il profumo della carta, il colore delle copertine. Per cui sicuramente utilizzo dei nuovi metodi tecnologici, ma aggrappati sempre al cordone ombelicale del libro di carta.